Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento del ciclo Stato di Emergenza, discussione sulla politica sospesa al tempo del virus. E oggi parleremo soprattutto di conflitto, della forma che ha assunto il conflitto politico nel XXI secolo e ciò che rappresenta per le nostre democrazie. E ci chiederemo se la forma che sta assumendo il conflitto in questo primo scorcio del XXI secolo indichi anche una crisi o quantomeno la scarsa vitalità delle nostre democrazie. Inizio anche oggi a dare il benvenuto ai nostri ospiti e in particolare comincio da Nadia Orbinati, che è l'autrice del libro da cui parte la nostra discussione di questa sera, Pochi contro molti, il conflitto politico nel XXI secolo, che è stato pubblicato da poco dalla Terza. Nadia Orbinati insegna teoria politica alla Columbia University ed è autrice di molti importanti libri che negli ultimi anni hanno inciso, hanno influito molto sulla teoria democratica, sul dibattito della teoria politica, sulle trasformazioni della discussione, sulle trasformazioni della democrazia. E sarebbe troppo lungo ricordare tutti, anche solo una parte dei suoi contributi. Mi limito a citare alcuni dei più recenti, che sono Democrazia sfigurata, Democrazia indiretta e Io il popolo, che è stato pubblicato in traduzione italiana qualche mese fa dal Mulino, all'inizio di quest'anno. La ringrazio Nadia Orbinati per aver accettato questo invito. Qualche mese fa avevamo invitato Nadia Orbinati a venire in Cattolica per una discussione proprio su questo libro, però avevamo scelto una data un po' sfortunata perché era il 24 febbraio del 2020, non sapevamo che sarebbe diventata una data in qualche modo storica perché era il primo giorno di chiusura delle università in Lombardia. Sono passati molti mesi, ma la situazione purtroppo non si è modificata in meglio perché siamo ancora alle prese con la seconda ondata. In particolare in Lombardia la situazione non è molto positiva, però nonostante questo, anche se a distanza abbiamo cercato di rimediare a quell'incontro saltato. E così ringrazio Nadia Orbinati per la doppia cortesia di aver accettato questi inviti. Ringrazio Nadia Orbinati anche a nome, penso, del nostro secondo ospite, che è Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazione internazionale all'Università Cattolica e direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Ha pubblicato recentemente Titanic, il naufragio dell'ordine liberale, pubblicato dal Mulino, e Vulnerabili, un ebook uscito qualche tempo fa sulle conseguenze che la pandemia potrebbe avere sulla politica mondiale. E grazie anche a Vittorio di essere qui. Vittorio è naturalmente ospite per modo di dire, però lo ringrazio ugualmente della sua cortesia. Allora, partiamo con la discussione di questa sera. Vi ho detto che al centro della discussione ci saranno il conflitto e la democrazia. Non possiamo certo dire che nel XX secolo, nel Novecento, non ci sia stato conflitto. In gran parte il Novecento è stato un secolo di conflitti anche cruenti. Però nella seconda parte del Novecento, soprattutto, questi conflitti, almeno nelle società occidentali, non hanno rappresentato una minaccia per le istituzioni democratiche, ma sono, almeno per una fase rilevante, sono andati a nutrire le istituzioni democratiche. E qualcosa di diverso forse accade oggi, almeno questo, se ho letto bene il libro di Nadia Orbinati, qualcosa è avvenuto nelle forme di espressione del conflitto. E spesso si parla delle forme di espressione del conflitto guardando soltanto al ruolo che hanno avuto le nuove tecnologie, per cui per esempio si parla di movimenti dal basso che possono fare a meno di grandi organizzazioni strutturate per attivare. Però il discorso che fa Nadia Orbinati è collocato invece su un piano diverso, e cioè Nadia Orbinati riconosce il conflitto tra pochi e molti come costitutivo in gran parte della democrazia, non da oggi, ma fin
dalla democrazia greca. La democrazia greca si costruisce in gran parte contro la presenza del potere dei pochi, contro la minaccia costante che i pochi rappresentano al potere del popolo. E questa sfida di neutralizzare il potere dei pochi rappresenta una sfida che la democrazia porta in qualche misura nel proprio codice genetico, una sfida di cui non si può mai interamente liberare, perché le oligarchie, i pochi, tendono costantemente a riformarsi. Anche gli stessi partiti di massa del Novecento, che sono stati uno strumento con cui le masse sono riuscite a neutralizzare il ruolo delle vecchie oligarchie, come sappiamo, hanno ricreato al loro interno delle oligarchie che spesso però gli stessi partiti di massa riuscivano a domesticare, a neutralizzare. Beh, in gran parte la democrazia che abbiamo conosciuto, soprattutto nel corso del Novecento, ha cercato di costruire delle procedure per neutralizzare il potere dei pochi, o quantomeno per porlo sotto controllo, per impedire che i pochi si sottraessero al controllo dei molti. Che cosa succede però, secondo Nadia Urbinati, all'inizio del XXI secolo? Che il conflitto non riesce più ad essere produttivo, riesce in qualche misura nella società la divisione che emerge tra i pochi e i molti rappresenta, scrive Nadia Urbinati, una fenditura stabile all'interno della società, qualcosa che non viene neutralizzato e che non riesce più a nutrire il progetto democratico. E in qualche modo, allora, se questa insomma è una proposta teorica su cui riflettere, le democrazie contemporanee tendono a riconfigurare quello che è il conflitto come era all'interno della Repubblica, in cui il contesto non è quello romano, ma non è quello greco, ma è piuttosto quello della Repubblica Romana, in cui certo i molti avevano la possibilità di esprimere anche il loro dissenso, ma rimanevano comunque collocati su un piano differente. In qualche modo quella situazione, e forse anche quella di oggi, fa sì che il popolo rimanga diviso in due campi stabilmente contrapposti e in questo modo cessi di essere un popolo unitario. Chiedo innanzitutto a Nadia Urbinati se, pur riassumendo molto brevemente il testo, ho detto qualche esattezza, ma chiederei di allora di illustrare un po' meglio la tesi al cuore di questo testo, molto breve ma anche molto denso e ricco di tantissime sollecitazioni. Allora, intanto grazie tanto Damiano tutti voi, insomma, per questa ospitalità e secondo round, perché la prima appunto ha significato l'inizio di lockdown, ma io ricordo anche una presentazione alla Feltrinelli di Milano, era alla fine di febbraio, vero? Esatto, tu avevi le stampelle perché si eri blussato, non so, qualcosa, e quindi già era una situazione comunque in penombra, vicini all'oscurità. Vabbè. Quindi qui siamo, abbiamo abituati un poco più a questa oscurità attraverso i media e questa vita che continua comunque. Dunque io ti ringrazio tantissimo intanto Damiano, perché hai riassunto come meglio non si poteva questo piccolo libro, che nasce da una lezione che ho tenuto nel giugno del, a questo punto non so nemmeno quando, comunque nel giugno del 19 credo, alla Festival dell'Economia di Trento, e di lì Giuseppe La Terza mi ha proposto di ampliarlo, l'ho ampliato ed è nato questo volumetto, che in realtà ha a che fare anche con il lavoro sul populismo che avevo fatto e che si lega molto bene anche al Titanic di Parsi, a tutte queste nostre ricerche che vanno in questa direzione. Noi siamo sempre stati, noi teorici della politica, scienziati della politica, educati a pensare, abituati a pensare che istituzioni, procedure, regole del gioco
fossero un'intelaiatura che animasse un corpo sociale in qualche modo capace di incanalare passioni e interessi in una maniera che fosse funzionale all'intero sistema. Quindi che grazie a queste regole e procedure le opposizioni o le diversità di interessi, visioni, eccetera, funzionassero da collante. Quindi il conflitto come un'anima pulsante d'energia di democrazie che si imponevano come democrazie costituzionali e procedurali, capaci quindi di includere tanti corpi diversi, non semplicemente i solo poveri come nell'antichità o soltanto un tipo di popolazione, una nazione omogenea per esempio, ma raccogliesse il pluralismo e fosse in grado di trasformarlo da sociale a politico, quindi con una capacità di generare nuove maggioranze, di aprire la possibilità del compromesso e di tenere l'idea di compromesso opposizione sempre sul binario del governo democratico. Questo non solo è vero ed è stato per tanto tempo così, ma si mostra e mostra di essere vero e soprattutto importante, una grande ricchezza per la democrazia contemporanea, proprio nel momento in cui si incrina di parecchio. E io ritengo che questa sia una fase in cui questa grande convinzione e anche pratica di democrazia a cui eravamo in tanti modi abituati, sia come teorici che come cittadini, questa pratica si sia molto incrinata, e non soltanto perché abbiamo populisti anche abbastanza radicali e volgari al governo, ai governi, non solo perché le democrazie più solide dell'Occidente, pensiamo alla alma mater della nostra democrazia occidentale, così ci viene sempre presentata, gli Stati Uniti, sono lì a dimostrare che invece questo corpo sociale non riesce proprio più a, diciamo, tradurre i conflitti, a metabolizzare i conflitti in una maniera che sia stabile e anche dinamica per l'intero sistema. Quindi io sono proprio il mio procedere è stato dal populismo in questo senso. Le domande quindi che si possono fare sono le seguenti: che cos'è il conflitto politico? Perché noi lo identifichiamo con tanto, lo identifichiamo con cose che molto spesso magari non sono uguali. L'antagonismo è il conflitto, oppure il conflitto è la contrapposizione frontale, o conflitto politico, oppure forme di ribellione, forme di manifestazione radicale di dissenso che non prevedono una loro risoluzione a livello politico. Quindi il primo tema che trovo interessante, sul quale mi piacerebbe lavorare nei prossimi anni, è la natura del conflitto politico. Perché è così specifico? Perché non può essere identificato con altre forme di contrapposizione? E qual è la ragione per la quale oggi non riesce più a diciamo coprire o a rivestire i nostri corpi sociali? Oggi, per esempio, ci sono forme di contrapposizione, di ribellione, di rabbia, che mobilitano tante persone, molto spesso in maniera anche dirompente. Io ho casi a cui pensavo quando ho scritto, io ho scritto prima del Covid, comunque erano l'esplosione in tutto il Cile, che ha portato un mutamento anche costituzionale, per un argomento che sembrava periferico a tanti, minimo a tanti, ovvero l'aumento dello 0,9%, mi pare, non altissimo, non un grosso aumento del token, del biglietto della metropolitana, che ha scatenato un'intera reazione di un'intera metropoli a Santiago. Oppure quelli dei Gilets Jaunes, uguali. Una riforma che ha imposto una tassa sul gasolio per stimolare ovviamente una scelta verde, ma questo significa per molte persone una penalizzazione della loro vita, perché hanno problemi diciamo di quadratura del cerchio mensile molto, molto ristretti, molto limitati, e per loro quindi è un'aggiunta di costo. Quindi se poi ce ne sono altre, se ne possono contare altre. Sembra quindi che la condizione di molta parte della popolazione non consenta il lusso del conflitto. Il conflitto presume
E quindi questo è l'inizio di un futuro studio, quindi mi scuso se sono ancora molto approssimativa, perché non ho ancora, sto leggendo tante cose, ma sono qui e là e devo ancora mettere insieme l'idea del conflitto politico. L'idea del conflitto politico, in questo caso presente Machiavelli, ma anche presenti i nostri più contemporanei, che sono i Kelsen, che sono i Bobbio, e in maniera più naturalmente legalistica, però insomma ci capiamo, il conflitto presume che ci siano, diciamo così, cioè che ci sia una rappresentazione nel pubblico di questioni, problemi, richieste, che ci sia una rappresentanza che nasce da quel pubblico oppure viene organizzata attraverso i partiti, che si renda possibile quindi una trasformazione di queste scontenti all'interno di un progetto più ampio, che ha la capacità di mostrare al pubblico la forza di questa massa conflittuale rispetto ad un'altra parte, che dall'altra parte appunto, per dimostrare la forza del numero, ma anche la forza deterrente di un'azione conflittuale che può essere, diciamo, a detrimento di tutti. Quindi c'è l'idea della ragione strumentale del conflitto, che è fondamentale, che però ha uno scopo. Ha uno scopo come un'azione, diciamo, militare, ha uno scopo. Lo scopo è quello di arrivare a mostrare all'avversario la propria forza in maniera diretta o indiretta, quindi con manifestazioni, con scioperi, per giungere però ad una conclusione che non sia a somma zero e che sia, diciamo, una conquista un pochettino più avanti di quello che era precedentemente, che consenta quindi una ripacificazione sociale, non soltanto dal punto di vista sociale la pacificazione, ma che ampli le possibilità di intervento politico di quelle parti di popolazioni che erano diversamente, che erano altrimenti contrarie o scontente, eccetera. Questo, il conflitto quindi presume tante cose, presume un'organizzazione, presume una leadership, presume una narrativa, presume una visione di interesse pubblico condiviso e capace di entrare in contrasto con un altro, presume un contenitore più ampio di tutto questo, cioè il vero stesso paese con le famose regole del gioco costituzionali all'interno del quale si situa questa battaglia. Questo per me è molto importante, perché il conflitto dentro, il conflitto civile, politico, anzi politico non civile, all'interno delle società moderne è uno strumento fondamentale per, diciamo, educare, formare il giudizio pubblico in una dimensione che non è edulcorata o astratta o isolata, ciascuno a casa propria guardando la TV, ciascuno a casa propria attraverso i media, ma che è corale, è in un certo senso capace di educare, perché la democrazia ha una capacità organizzativa, educativa, profonda. La mia tradizione è quella yuiana e quella pragmatista, quindi secondo me non è semplicemente regole del gioco, è regole del gioco perché il gioco viene giocato a tanti livelli nella nostra vita ordinaria ogni volta che noi riusciamo a entrare in contatto con un mondo più ampio della nostra famiglia, dal condominio al quartiere e via discorrendo. Quindi ci sono sempre forme organizzate delle nostre visioni e anche dei nostri scontenti. Ora, questo disegno che ha consolidato le nostre democrazie a partire dall'Ottocento in poi, con forme diverse di organizzazione, non c'erano soltanto i partiti, non ci sono sempre stati solo partiti, ma c'erano altre forme di organizzazione, dalle associazioni alle cooperative, alle mutui soccorso, alle parrocchie, in tante forme si sono sviluppate queste forme, queste capacità organizzative e anche contrattuali alla fine, per arrivare appunto ai partiti che conosciamo. Quello che oggi vediamo è questo depauperamento del momento rappresentativo organizzativo di questo conflitto. Per cui c'è, insieme a questo, la crescita quindi di disancoraggio, diciamo, delle forme emotive
dalle forme, diciamo, partecipate ed organizzate. Ecco allora che noi abbiamo, che invece del conflitto in questo modo presentato, abbiamo forme, manifestazioni di grandissimo scontento che si appellano a emozioni molto forti e molti che identificano le persone, le masse, non lo so, il vergognarsi, l'attacco a chi è l'indignati, vergognate per come siete, cosa fate, il popolo abbandonato, eccetera. Ci sono tutte queste rappresentazioni di un mondo rispetto ad un altro mondo, di un dualismo all'interno del quale una parte dall'esterno sente di guardare, di osservare il teatro del potere che opera all'interno e rispetto al quale non ha altri mezzi se non questa invettiva e questo scagliare addosso attraverso manifestazioni, attraverso uprising, you know, della popolazione che si solleva, attraverso queste forme emotive forti, quindi che devono manifestare nel pubblico il senso di scontento, ma oltre alla manifestazione nel pubblico del senso del scontento, che quindi, diciamo, forza il sistema, e non c'è nessun'altra capacità rappresentativa politica. Questa è la mia, diciamo così, la mia interpretazione di quel che c'è, di quel che c'è oggi. E per questo il populismo, in qualche modo, una condizione, diciamo, scritta nelle cose, perché se questo è vero, se i partiti sono, insomma, Damiano conosce meglio di me la storia, sono così diventati diversi, che rappresentano solo quella parte di elite che doveva in qualche modo tenere unito il dentro e il fuori, che non fa più questo, è evidente che noi siamo di fronte ad una separazione molto chiara, di tipo repubblicano la chiamo, che è loro, noi, dentro e il popolo, ovvero coloro che sono l'elite, che può essere non necessariamente quella economica e quella sociale, ma a questo punto anche quella politica, perché invece di essere parte di una divisione del lavoro, o di essere parte di un progetto per cui, insomma, i pochi si sviluppano dai molti per poterli poi guidare in questa loro battaglia conflittuale, come abbiamo detto prima, invece questi si sono disancorati da questi molti e ora occupano le posizioni interne allo Stato, sono in tutto istituzionali. Quindi rispetto a questa democrazia che doveva sempre combattere ovviamente le forme di oligarchia, ma erano sempre in una presenza continua di interazione, ora c'è una separazione. Ora io ritengo che le democrazie, le oligarchie ci sono sempre state. C'è un libro molto bello che io cito purtroppo soltanto en passant, perché andrebbe analizzato molto bene, questo di Jeffrey Winters, che fa un'analisi dettagliata, articolata, sociologica, storica e politica delle oligarchie, dell'oligarchia, in cui si vede chiaramente che l'oligarchia non solo è sempre esistita nelle democrazie, nelle repubbliche, sempre, ma non ha mai avuto nessuna, in generale quando le cose funzionano per i propri interessi, non ha nessuna interesse a intervenire direttamente. A intervenire direttamente sono coloro che non hanno, non coloro che hanno, perché hanno questa capacità già di cooptare, come diceva Wright Mills, di cooptare le elite, di cooptare coloro che governano il potere, quindi non c'è esigenza di manifestarsi, anzi non ci si vuole manifestare, non vogliono essere visibili troppo per non destare il sospetto di manipolare il sistema. Oggi questo non è possibile, non sono solo visibili, e non perché ce lo dice Piketty, ma perché lo vediamo in tutte le istituzioni, diciamo, i dirigenti aziendali, le grandi università americane occupate esclusivamente per il 90% ormai da coloro che hanno già una posizione sociale rilevante, chiamiamola pure oligarchica. Insomma, c'è una parte di popolazione molto ristretta che si replica e si riproduce lasciando fuori un'altra. E questa è la situazione, a mio parere, molto preoccupante.
E questa preoccupazione non è soltanto nelle nostre menti, secondo me, ma è visibile, squadernata davanti a noi quando noi vediamo, per esempio, il caso esemplare oggi degli Stati Uniti, che sono un bellissimo esempio, purtroppo per loro, ma sono un bellissimo esempio di questo scollamento di due nazioni, di due parti, l'una che non si fida più dell'altra, l'una che ritiene che l'altra sia incapace di governare e l'altra che ritiene che l'altra sia non fidedegna e quindi oggetto di perenne sfiducia. Questo è un problema dal quale io sono partita e che vorrei continuare a studiare. Quindi io mi fermo qui per ora. Grazie. Grazie mille, Nadia. Chiamerei in causa Vittorio a questo punto. Mi sembra che ci sia più di un elemento di convergenza con alcune delle cose che hai scritto anche tu, Vittorio, in questi anni, a partire dalla fine dell'eguaglianza di qualche anno fa, ma anche certo. In Italia. Io aggiungo, scusate se in disturbo, io avevo dato all'editore un altro testo che era molto più lungo e che aveva anche molta più articolazione di annotazioni e discussioni, che mi sono state richieste, non dei tagli, di cambiare tutto, perché doveva essere un volume di larga diffusione. Quindi non è un volume di tipo accademico in questo senso, anche perché non dà ragione. Non dà riconoscimento a coloro che hanno già lavorato su questo e che io ho usato. Grazie. Farsi, perdoni. Questo è un lavoro, il nostro lavoro è un lavoro di squadra. E dovrebbe, sì. Siamo artisti, anche quelli più bravi di noi come te. Non siamo artisti. Allora, devo dire che è difficile per me ogni volta discutere con Nadia, perché sono d'accordo su molte cose che le osserva, in realtà, per cui diventa poi una messa cantata, cosa di cui non ho particolare conoscenza, by the way. Allora, intanto fatemi dire due o tre cose ancora sul libro. Questo libro, che appunto è scritto da pochi, anzi da uno, per molti però, perché è di godibilissima lettura, quindi è veramente quella cosa che gli editori adorano e che raramente non riusciamo a scrivere. Un libro che uno prende in mano e legge d'un fiato, perché sono 100 pagine, scritte bene, con precisione, ma con una grande capacità di scolpire per immagini. E devo dire che mi conforta quello che tu dici, che stai lavorando, che è un progetto in divenire, perché sembra proprio, leggendolo, sembra di scorrere un grande blocco di appunti, di una riflessione. Che si vede che si sta costruendo. E dico questo assolutamente come nota di merito, sia ben chiaro, perché anche quello che per chi legge funziona come una gruccia per le idee, perché essendo così, con una struttura così ancora aperta, consente al tuo pensiero di entrare in contatto con quello di Nadia, no? al tuo dilettore di entrare in contatto con quello di Nadia, di essere ispirato dal suo, per cui è la cosa più prolifica che si può immaginare. E ci sono delle immagini fortissime, poi Nadia ha un senso dell'umorismo che avete visto, insomma, cioè, quando a un certo punto dici gli unici che ancora sono definibili come classe sono i pochi, e quindi usano ancora la categoria di Marx. Immagino Marx che starà ridendo come un pazzo, perché effettivamente ci hanno detto che la classe non esiste, ma se esiste una classe è lo 0,1%, l'1% del top della classe, della società. Quelli sono definibili perfettamente come classe, pensando che la classe era stata inventata per consentire ai molti, alle moltitudini, direbbe qualcun altro, di riprendere, di avere una fisionomia, c'è dell'ironia nella storia, e lì si conferma, insomma, le vecchie battute di Woody Allen sulla natura ebraica di Dio, insomma, ecco, perché c'è veramente dell'umorismo ebraico in questa cosa dell'ironia della storia. Vado un po' per punteggiature, perché Damiano, senza come al solito dirmi niente, ha fatto già il riassunto del libro, quindi per una volta che mi hanno preparato una struttura non serve a niente, però quindi devo rimprovvisare, ma capita sempre così. Quando si parla. Allora, intanto, il conflitto. Su questo devo dire che io non ho potuto più in tutti questi anni di questa stigmatizzazione melensa del conflitto. La democrazia è conflitto. Diamine, perché siamo in televisione.
no? È conflitto perché altrimenti non c'è niente, non c'è vita. Cioè, è come un polmone che si contrae e si decontrae. Cioè, non è che quando si contrae ti aspetta che mi contraggo poco così proprio mi decontraggo meglio. Non funziona così. Per respirare, lo so che non è un'immagine delle più belle in questo periodo, ma mi viene in mente questa in questo momento, fare un bel respiro, non devi preoccuparti di come farai a espirare dopo, no, aspetta che ispiro poco perché non vorrei poi espirare male, no, al contrario, cioè, perché non ti preoccupi che fai questo movimento. Perché dico questo? Perché tu parli del conflitto e del corpo sociale. Ebbene, a me sembra che se c'è una cosa che è successa, e come spesso capita è successa sotto la coltre di questa idea reazionaria, per chiamare le cose col loro nome, che tutti hanno un interesse comune di partenza, quando non è così. Un interesse generale si trova. Costruisce. Costruisce, certo. Il bene comune, se mai c'è, si costruisce non negando il conflitto, ma esercitando il conflitto. Il conflitto, perché dico questo? Perché questa mentalità, questa diffusione del Novecento come secolo del conflitto, è meno male, perché senza conflitto non avremmo avuto la democrazia. Abbiamo avuto anche il totalitarismo? Succede, Stellina. Non sto parlando con nessuno di voi, Succede, no? Perché se no siamo la mamma che dice corri ma non sudare. Come fai? No? Gioca ma non ti sporcare, tutte queste cose qua. Il conflitto è stato fondamentale nel Novecento, anche nelle sue degenerazioni. Prima non c'erano le degenerazioni e infatti la democrazia era sparita. Cioè la democrazia è sparita per più di 2000 anni sostanzialmente. Quindi dovremmo porci il problema di trattare il conflitto con rispetto. Perché se noi non abbiamo un conflitto, questa cultura della stigmatizzazione del conflitto ha prodotto una tossina. Mm. Una tossina che è come il botulino. Il botulino stacca la carne dalle ossa. E il corpo sociale si è staccato dalle istituzioni, dalla struttura delle istituzioni. Ed è questo un punto, l'unico punto su cui io sono, ma è un punto minore, cioè, non dico in dissenso, però la vedrei diversamente, perché tu contrapponi la Repubblica, il modello repubblicano, al modello democratico, e capisco la logica, ma a me sembra che il modello repubblicano a cui tu alludi è la degenerazione del modello repubblicano, perché in fondo il modello repubblicano, il Senato e il popolo, esprimeva, sia pure in una forma oligarchica come quella romana, ma esprimeva la consapevolezza che i pochi e i molti dovessero trovare un punto di contatto. Mi viene in mente Agrippa, il suo famoso apologo, no? Quando molti se ne vanno, no? Se ne vanno, si ritirano e lui fa il discorso, le membra, il cervello, tutta questa metafora qua. E mi sembra che la Repubblica, cioè nel momento fondativo della Repubblica c'è l'idea che i pochi e i molti devono stare insieme, e come stanno insieme? Attraverso le istituzioni. E quando le istituzioni falliscono, quindi quando le regole del gioco non funzionano più, che la separatezza politica diventa conflitto sociale. Ma contemporaneamente, e su questo sono perfettamente d'accordo con te, l'aver nascosto la necessità del conflitto politico, questa cosa, questa democrazia per educande, una cosa ignobile, no? Educando magari un'immagine che sì, sto pensando, sono vecchio, non mi accorgo di alcune cose che a cui non ho pensato. Diciamo, questa democrazia da Monachella, allora facciamo così, così non è più sessista, è una cosa che ci fa perdere proprio l'idea che se non c'è conflitto politico succede una cosa, che il vincitore prende tutto per sempre, e chi prende tutto per sempre genera conflitto sociale, perché chi prende tutto per sempre non si impossessa solo del teatro di cui ti parlavi, su cui avviene la rappresentanza e la rappresentazione politica, ma si impossessa delle risorse, fa le enclosures, diciamo così, mette steccati nella prateria, fissa per sempre quello che è temporaneo. Ed è quello che è successo in questi anni, e che è successo anche al capitalismo, che è successo nel tentativo di dire che l'arbitro fischi adesso, mentre noi siamo in vantaggio. E dopo non si gioca più. Perché dico questo? Perché quando ci sono, e tu lo dici proprio nella conclusione del tuo libro, no? Arriva il momento in cui
bisogna preoccuparsi per le condizioni sociali che impediscono la pratica della libertà politica. Ed è questo il momento, sostanzialmente, un lungo momento purtroppo, ed è questo il momento perché si è rotta proprio quella dinamica, e cito sempre te, tra le due visioni dell'uguaglianza, dal partito dell'uguaglianza, come scrivessi bene al mio, come il partito dell'uguaglianza come uguaglianza sostanziale e il partito dell'uguaglianza come uguaglianza politica, punto. Potremmo dire tra la visione socialista e la visione liberale, no? Allora, che tornano, che devono tornare. Infatti nel libro, secondo me, io vedo questo libro che a una prima disamina uno potrebbe pensare è pessimista, no? Perché ci dice cosa è successo, cosa si è rotto e quindi. E invece no, perché il libro contiene tutt'altro, cioè il libro contiene un'indicazione, contiene questa indicazione che è questo il tema. E indicare il tema in questo momento è la cosa più importante. Ancora due cose veloci perché non voglio togliere tempo a Damiano, Nadia e a chi voglia intervenire, e non ho guardato che ero iniziato a parlare, ma saranno almeno 5 minuti che parlo, temo. La democrazia è conflitto regolato, cioè, perché la regola era molto semplice. La regola era sul conflitto politico perché non degenerasse il conflitto civile. E quindi se gli individui, i molti, i pochi, tutti, se noi smettiamo di credere nella terzietà delle regole, nella fairness, per così dire, che il gioco sarà anche duro, ma c'è un abito, c'è un campo, si gioca in un certo modo, punto, fine, è impossibile giocare. E quello che sta succedendo è che mentre ci dicevano che per giocare rispettando le regole non dovevamo giocare troppo duro, non dovevamo giocare sostanzialmente, ok? Dovevamo fare un gioco più calmo, più in punta di forchetta, senza appunto esagerare troppo. Mentre ci dicevano questo, i pochi si sono presi tutto, distraendoci sul fatto che bisognava cambiare le regole del gioco e attenuare il conflitto, perché hanno indicato un obiettivo falso. Noi eravamo convinti di giocare una partita con le regole e quelli nel frattempo si stavano impossessando non del campo di gioco, dello stadio, dell'arbitro e tutto il resto. Allora, questo credo che sia l'indicazione importante. C'è un'altra cosa che dici tu, Nadia, che mi sembra altrettanto fondamentale. La partita non è persa, perché nel libro di Nadia non si respira nessuna rassegnazione. Questo non è un obituary della democrazia. No. Questo è uno shock, è un elettroshock al corpo della democrazia perché si riprenda. Perché questa è una defibrillazione, potremmo dire, visto che siamo partiti col corpo, finiamo col corpo, della democrazia. E lo vediamo sul punto in cui tu dici molto bene. I molti cos'hanno dalla loro parte? Il numero. Questo è il punto fondamentale. Tutto sommato negli Stati Uniti, con tutti i limiti che ha la democrazia americana, e non c'è dubbio su questo, abbiamo visto una cosa fondamentale. Quando qualcuno ha cercato di mobilitare in maniera radicale il numero dalla sua parte, si è riusciti a mobilitare un numero più grande dall'altra parte. Questo è il punto fondamentale. Ed è la sola cosa che abbiamo. Ecco perché la democrazia, con tutte le sue difficoltà, resta il solo strumento che abbiamo, sapendo che le oligarchie ci sono e ci saranno sempre, e come è sempre successo, non sono i molti che lottano contro i pochi, ma sono i pochi che lottano tra loro. Questo è tra loro, evidentemente, tenendo gli altri sullo sfondo, usandoli come, diciamo così, esatto, come i fanti appiedati ai tempi di Achille o nel Medioevo, in sostanza. Okay? Quindi a me sembra che sia molto bello questo libro perché ci fa riflettere, ci dà speranza, è preciso, ma non incide un corpo morto. Non c'è questa convinzione. E credo che sia fondamentale in questo momento tornare su questo e tornare a una visione agonistica della politica e non a una visione teatrale e basta della politica.
Grazie Vittorio. Non so se Nadia vuoi replicare subito a quello che diceva Vittorio. Solo una cosa, perché sì. Molto, cioè la questione del repubblicanesimo, perché tutto il resto io condivido, anzi lo ringrazio perché ha reso ancora più chiaro nella mia mente quello che è la seconda round di questo lavoro che vorrei fare, cioè il problema del, insomma, del numero e altre cose. Il repubblicanesimo, perché è vero che noi pensiamo, quando pensiamo al repubblicanesimo, quello romano, forse hai ragione tu, è un repubblicanesimo quello di cui parliamo oggi un po', diciamo, rovinato o comunque deturpato, quello a cui siamo abituati dal Settecento in poi, cioè alla Madison, questa idea che voi state fuori buoni, noi ci facciamo il gioco, promettiamo che sarà per il vostro bene, perché siamo, abbiamo una virtù, siamo capaci di fare i nostri beni, i nostri interessi, non disturbate tanto il nostro lavoro, non il mondo politico. Adesso questo non funziona più proprio. Questo è l'aspetto di repubblicanesimo, diciamo così, quello settecentesco, molto diffidente della democrazia, molto diffidente dei conflitti, molto diffidente delle grandi aggregazioni larghe di maggioranze. Questo sì. È vero tuttavia che nella democrazia esiste un aspetto che nel repubblicanesimo, anche quello più attivo e più conflittuale Machiavelli o degli altri, non c'è. C'è l'idea di un demos unico, cioè non il popolo diviso in due, siamo un popolo. E questa è la difficoltà che noi oggi abbiamo a concepire le democrazie, perché vediamo che non solo non è più uno, che il nostro diritto di voto dovrebbe essere una testa e un voto, ma di fatto così è sempre meno, no? Non ci crediamo più che sia così, a meno che non mobilitiamo le grandi numeri, appunto. Il numero ci aiuta a far sì che una testa e un voto valgano a noi, popolo, ma diversamente altrimenti non varrebbe. Quindi questo significa che occorrerebbe, diciamo così, porsi il problema di questi due sistemi che sembrano simili, ma in fondo uno ha un meccanismo molto ambizioso, quello democratico. L'ambizione è di tenere dentro i pochi, di fare in modo che accettino il gioco dei molti, del numero, e che insomma imponga la maggioranza, i grandi numeri impongano, cosa che non avviene più, e a questo punto i due popoli sono più separati. Io sono in via di definizione, in via di convinzione, in via di convinzione, non è chiaro in me. Questa, però comprendo che teoricamente, storicamente i due processi sono diversi, insomma non a caso i romani non avevano una parola per democrazia, non hanno mai avuto, non hanno mai voluto essere democratici, quindi la democrazia è qualcosa che è un po' uno scandalo in qualche modo, perché ha la pretesa di mettere il numero sopra il valore dei grandi pochi, dei grandi pochi, dei competenti, eccetera, e questo scandalo funziona e produce anche cose non pessime quando è un numero che può essere arricchito da una forza di valore, insomma, lavoro, educazione, e questo è importante, insomma, che ci sia. Vabbè, insomma, solo questo. Grazie. Giustissimo. Grazie. Io volevo tornare un po' anche a un tema che era, diciamo, la sollecitazione di fondo forse del libro precedente, Io e il Popolo, che è un libro scritto, immagino, a ridosso dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e negli anni immediatamente successivi, quando la marcia dei populisti sembrava travolgente. Oggi le cose sicuramente sono cambiate. Io personalmente non penso che nel nostro futuro non ci saranno più movimenti populisti, però penso che saranno sostanzialmente diversi da quelli che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Forse ci siamo anche lasciati alle spalle Donald Trump, non so se ci siamo lasciati definitivamente alle spalle il trumpismo, però vorrei chiedere a Nadia le proposte, la concreta azione di governo dei leader populisti si è rivelata in gran parte fallimentare, non è riuscita a rispondere a quasi nessuna delle promesse degli inizi. Però faccio una domanda anche un po' provocatoria. C'è qualcosa di utile che possiamo imparare dai populisti per rivitalizzare le nostre democrazie oppure no?
Sì, infatti, il libro fu scritto un po' a ridosso della nostra questione italiana, che secondo me è un sistema nel quale il populismo produce se stesso e riproduce se stesso continuamente, cioè è populismo per mezzo di populismo quello che c'è un po' da noi. Quindi partendo di lì, poi ti rendi conto che in realtà non è soltanto nominare il populismo, che era un termine ancora molto ostico, difficile da usare, ma che c'è un mutamento in corso nelle forme della rappresentanza, questo è evidente, cioè non è una rappresentanza per plebiscito, è una rappresentanza per pubblico invece di cittadino, insomma sappiamo tutte queste cose. Mentre analizzavo questo, poi arriva Trump, secondo me, come sempre, adesso non voglio, i miei amici liberi, so che non condividono nulla di quello che dico, ma fa niente. Come sempre, non c'è mai tutto il mal nel male, c'è qualcosa di un segno di possibile positivo. Per esempio, la mobilitazione che Trump è riuscito, lui, accidenti, non i buoni, ma il cattivo è riuscito a mobilitare non solo per se stesso, ma anche gli altri. Ha cominciato a costruire, non lui ovviamente, ma chi reagiva a lui, chi doveva difendersi contro di lui, chi voleva avere un'alternativa a lui, hanno rimesso in piedi il discorso politico di unificazione delle varie identità. L'America si è sgretolata con l'identità, l'identità di genere, l'identità religiosa, l'identità, tante identità. Lo stesso Black Lives Matter, che vedo un commento, contrariamente ad altre forme identitarie del passato, è stato un movimento che ha unito varie identità, quelle non solo di donne, di genere. Quindi questo aspetto è molto importante, vuol dire che la politica ha cominciato a rimarciare, a marciare di nuovo secondo sui binari della riunificazione di varie claims per formare diciamo una compagine o una proposta politica più che unisse diciamo di più eccetera. Questo è stato un fatto positivo. Secondo fatto positivo è stato che ha messo in circolo una parte di quella radicalità che è stata sempre tenuta ai margini, inutilizzata e sempre maltrattata, insomma i Sanders, che fino a qualche anno fa erano considerati guastafeste per eccellenza, quelli che hanno rovinato l'elezione di Hillary Clinton, hanno invece dimostrato in questa seconda fase, grazie a Trump in questo caso, che sono non solo positivi, ma che loro stessi sono un poco più cambiati rispetto all'establishment democratico, non opposizionale ma di cooperazione insieme. Vediamo se sarà ancora così, non c'è più il lupo al lupo, ma forse quel lupo c'è ancora, nel senso che non credo che Trump sia... Cioè, Trump se ne andrà a casa, non rimarrà in silenzio, romperà le scatole per tanto tempo ancora con i suoi media. È vero tuttavia che è in una posizione di debolezza, perché se tu rompi le scatole al pubblico americano stando alla Casa Bianca e invece oppure standone fuori, è ben diverso, stanchi nel secondo caso molto più che nel primo, quindi non funzionerà più una battaglia di questo tipo solo mediatica, tuttavia la farà. Però quello che non lui se ne andrà, ma quello che non se ne andrà è quella profonda frattura all'interno della società americana, una società sociale appunto, conflitto sociale, non politico e civile, per cui non c'è confidenza tra questi due grandi compagini, non esiste questa. E questo è l'aspetto forse un pochettino più pessimista che ho, perché anche se vincerà, ha già vinto, che governerà Biden, sarà difficile per l'altra parte, proprio per tutta la propaganda fatta da Trump sulla non fiducia che le regole siano state rispettate, sulla non fiducia che il conteggio sia avvenuto regolarmente, eccetera. Questa mancanza di fiducia, che è deleteria in ogni caso, ma in questo caso soprattutto, farà sentire la parte che accetta di stare all'opposizione, farà sentire quella parte come: attendiamo il nostro turno per rifarci ancora maggioranza, oppure non accetterà proprio e farà boicottaggio di tutte le attività che farà il governo. Noi vediamo in atto qui una situazione, a mio parere, proprio all'ABC della democrazia.
i nostri scienziati politici positivisti ci dicono che le regole del gioco sono quelle, che l'opposizione accetti di fare opposizione sperando che ci sia il futuro, che la maggioranza faccia la maggioranza e non prenda tutto e non si occupi. Ma è molto complicato questo, non è una cosa minima come si ci dicono, perché per accettare questo ci vuole quel trust, quella di fondo che consente di dire a chi sta all'opposizione che accetta il compromesso, alla Kelsen, no, io accetto il compromesso e sto all'opposizione. Qui invece il problema è proprio questo. Allora, a mio parere, se c'è ancora spazio per la politica, nasce proprio in questo tentativo di riconquistare al discorso e, alla, e alla, al governo politico quella grande parte di popolazione che si è invece non solo distanziata, magari in apatia, che non è apatica affatto quella trumpista, non sono apatici trumpisti, ma sono mobilitati contro. Questo non sarà facile, però il gioco politico è questo. Anch'io sono convinta che la democrazia sia molto rischiosa, è un gioco a rischio. Il rischio è aperto, non è che tu puoi con oggi va tanto di modo questo riprendere il discorso antico della Repubblica di Weimar, della democrazia militante, insomma, per, diciamo così, per renderci certi che non ci saranno problemi sul futuro, che insomma si devono sterilizzare coloro che non sono buoni potenziali competitori, o che si devono usare insomma limitazioni alla partecipazione al discorso politico. Non si può. Ci sono livelli sempre di rischio che non possono essere superati. Il problema è la capacità di un sistema politico di poterlo metabolizzare, il rischio del sistema istituzionale. Io non sono un americanista, ma se lo fossi mi occuperei della parte costituzionale e istituzionale di quel paese, che ha dei problemi enormi, che non sono riusciti a fare quello che i padri fondatori volevano, cioè i collegi che dovevano fermare i populisti o comunque i leader demagogici. In realtà hanno proprio, diciamo, sono i collegi che hanno votato Trump la scorsa volta, non il popolo. Quindi cioè, questa diffidenza nei confronti del popolo su cui è nata l'America oggi sta dando dei risultati, dei frutti un po' avvelenati. Grazie. Tu, Vittorio, devi aggiungere qualcosa. Se vuoi, se ho due minuti. Certo. Io penso, sono d'accordo con te, Nadia. Dopo credo che bisogna intendersi, ma non lo dico a te perché fa un pochino penso di conoscere il tuo pensiero. Noi siamo in una situazione, intanto siamo in una situazione in cui la voice, per usare il vecchio schemino sempre efficace, exit voice loyalty di Hirschman, siamo in un sistema in cui siamo già all'exit, per cui la voice già è una cosa che va benissimo. E quindi se io fossi un leader del Partito Democratico non mi preoccuperei in questo momento della voice dei repubblicani, ma mi preoccuperei di essere tornati dentro da uno schema di exit. In che senso? Che il più grande pericolo che può avere Biden sulla sua strada è di ascoltare tutti questi mentori del centrismo. Perché il punto fondamentale intanto è impedire agli altri di rivincere, perché se no se ti preoccupi di come fare in modo che, no, loro poi non si sentano troppo molestati dalle politiche democratiche, perderai le elezioni di mid-term, così avrai anche la Camera bassa in minoranza e tra 4 anni ti rigiochi la Casa Bianca. Voglio dire, cioè, serve un cambiamento, servono politiche che incidano sulla disuguaglianza mostruosa che si è creata in questi lunghi anni americani. E penso che, tra l'altro, la cosa dell'identità che tu dici è molto vera, ma io ci vedo anche, magari sbagliando, insomma, ma l'onda lunga della rivoluzione conservatrice. Cioè, il paradosso è che il fatto che ci ritroviamo a dover ricomporre identità è perché ci hanno venduto negli anni 70, anni 80, questo disegno, questa cosa tremenda della moral majority, che è più importante credere in alcuni principi che non gli interessi di classe. Perché la classe unificava naturalmente. L'esito è stato questo spappolamento. Adesso bisogna ricostruire le identità. Le identità sono complicate da ricostruire. Io credo che bisogna andare a cercare appunto nuovamente We the People. Cioè, che cos'è We the People? Ma questo lo fai se fai una proposta forte. Cioè, io spero che Biden ascolti le Cortez, che ascolti Sanders. Lui, essendo moderato e avendo una lunga esperienza, più che moderato, lui essendo un politico professionale di lungo corso, lui è la garanzia.
che può essere offerta rispetto all'eccesso, tra virgolette, di radicalizzazione. Ma guai se se ne esce con una minestrina riscaldata del repubblicanesimo. Anche perché tu hai tanto ragione, questo è molto importante. Lui, poi dopo, basta parlare di America, magari non lo so, fate voi, ma lui rispetto ad Obama ha qualcosa di importantissimo. Obama era veramente l'upper class, Obama veniva da Harvard, era un nero bianco, proprio bianco nell'ordine sociale. Questo non è il caso di Biden. Biden è un Lyndon Johnson, Biden viene dalla una middle class, ha fatto college ma di non grande livello, e viene da una middle class di lavoratori, è un cattolico che conosce molto bene i limiti della sua gente e anche le condivisioni solidaristiche, le approfonde. Quindi secondo me potrebbe essere davvero il leader migliore, nonostante sia così anziano, qualche volta abbia il senso di essere fragile, però è capace di capire, diciamo, qual è il bisogno più forte della popolazione. Quindi togliere ossigeno al trumpismo facendo politiche sulle loro gente, sulla gente che il trumpismo ha portato da sé, dalla propria parte. Questo lo devono fare. E se riescono in questo, quindi college per i giovani e l'abolizione dei debiti per i giovani, il problema del welfare fondamentale in alcune fasce, ma non in tutte, lasciare questo senso di intraprendenza e soprattutto dare al lavoro il riconoscimento. Cioè è mai possibile che dal 2008 e con i soldi dello Stato e quindi di Bush secondo e poi di Obama, gli amministratori delegati abbiano visto aumentare del 40% i loro introiti e il lavoratore del 4%. Cioè queste differenze sono enormi, quindi occorre entrare in questa dimensione di dare al lavoro più valore. Non è possibile avere una persona che, come gli americani, i lavoratori oggi hanno 2 o 3 lavori perché altrimenti non riescono più a mandare i figli al college. 2 o 3 lavori, di cui 2 in nero, tra l'altro c'è tanto lavoro negli Stati Uniti. E quindi questo è un problema serio. Lui deve intervenire su questa fascia di molti che sono andati dall'altra parte e che però sono i loro. Il debito degli studenti, quelli sotto i 30 anni hanno una mole di debito con i corpi. Una mole enorme, enorme. Una bolla che può scoppiare da un momento all'altro. Esatto, e che blocca esatto. le energie. Bene, farei, visto che abbiamo parlato molto degli Stati Uniti, Nicola Sberardo ci pone una domanda sugli Stati Uniti, ma in qualche modo abbiamo già risposto, però nel nostro discorso è rimasta del tutto estranea invece l'Europa. Se negli Stati Uniti ci sono stati dei segni di vitalità, questi segni ci sono stati secondo voi in Europa? In Italia probabilmente no, ma la scena europea come si mostra rispetto a quella degli Stati Uniti, che rispetto agli ultimi decenni hanno mostrato invece negli ultimi anni una grande vitalità politica? Qual è invece la situazione dell'Europa? Sono anch'io convinta di questo, perché guarda, poi dopo pensare all'Europa, perché queste letture che si fanno con dei quotidiani italiani o dei giornali o della televisione, non so, come un disastro catastrofico quello americano, non è così, cioè noi non credo che sia così, è un elemento di vitalità evidentemente disturbante, ma lo sappiamo, però ci sono molte opportunità che le sanno cogliere, le opportunità ce ne sono tante. Tornando all'Europa, io non so che cosa pensiate voi, non sono una analista politica, non lo so, a me sembra che da noi il tema vero di questo continente è il rapporto tra una visione continentale, diciamo, di sovranità arricchita e invece il sovranismo che rompe, si contrappone a questa tensione tra questi due, anche se naturalmente il declino di Trump significherà anche, avrà un impatto sui nostri populisti nostrani europei, indubbiamente, però da noi il populismo è di fatto una forma di nazionalismo e sta di casa molto molto solidamente, non solo nell'est Europa ma anche del west, nella parte occidentale. Quindi secondo me una tensione tra questi due aspetti ed evidente. Dipende molto anche da come l'Unione Europea saprà diventare più diciamo madre invece che matrigna di queste sue parti, di questi suoi stati membri rispetto al Covid. Io più di così non riesco a immaginare oggi, perché mi sembra tutto così bloccato e contenuto, e in attesa di tornare in pole position tutti sono
a prepararsi, ma non ancora a sfoderare energie per progetti. Non vedo questo problema dell'Europa, avere una maggiore unificazione di tipo fiscal politico. E in effetti abbiamo chiamato questo ciclo di incontri di discussione sulla politica sospesa, perché sembra in effetti essere sospesi in attesa che la situazione cambi. Tu, Vittorio, volevi aggiungere qualcosa sull'Europa? Io poi ho una domanda finale. Ma molto rapidamente, a me sembra che ci sia qualche segnale, c'è, nel senso che ho visto anche le dichiarazioni di Macron sull'Europa, sulla necessità di trasformare il capitalismo, sono una cosa inaspettata, ma dimostrano anche che puoi venire anche dalle banche d'affari, ma se non sei un idiota e se ti sta a cuore una certa idea d'Europa, e i francesi ce l'hanno comunque, capisci che devi cambiare. Però noi dobbiamo scegliere, non possiamo avere Orban, l'Europa di Orban, di Kaczynski, di questi quattro miserabili, e tanto per andare giù chiari, e la visione di Macron, cioè la visione di Macron deve trovare il consenso, chiaramente, però questo sull'idea di riformare il capitalismo, questo mi sembra un passo importante, ed è più facile trovare un ordine liberale aperto, come inclusivo, come è stato quello che quando c'è stato, con una presidenza come Biden e con un'Europa che è quella di Merkel e Macron, che non con un presidente come Trump e con un'Europa che è bloccata da questi ultimi. Facesse la domanda application all'Europa, adesso verrebbe no. E poi a questo aggiungi che il Covid ha aperto più possibilità, non meno, al pubblico, sia esso il pubblico sussidiario o il pubblico più attivo e centralizzato, però l'ha aperto questo discorso anche più conservatore, anche più liberisti oggi, per le ragioni diverse ovviamente da un riformista eccetera, ammettono questo. Quindi questo è un grande momento, di occorre sviluppare un po' di idee, però non... C'è grande confusione sotto il cielo. Grazie. Siamo arrivati più o meno alla conclusione della nostra discussione. Visto che Nadia Urbinati non insegna soltanto teoria politica, ma è anche, diciamo, si è dedicata allo studio teorico della politica per costruire degli strumenti interpretativi delle trasformazioni della democrazia, chiederei a Nadia Urbinati qual è secondo lei il ruolo che deve avere la teoria politica nei prossimi anni. Anche questa, faccio questa domanda perché se guardiamo alla discussione della teoria radicale degli ultimi 20 anni, degli ultimi 30 anni, mi sembra di riconoscere un po' il contraltare di quello che è avvenuto sulla scena politica, della trasformazione delle nostre democrazie in uno scenario repubblicano. Anche la teoria della moltitudine, in gran parte questo ritorno della moltitudine, che ha ovviamente delle radici nel pensiero di Machiavelli e di Spinoza, però sicuramente dà per scontato che, o sembra quantomeno ritenere, che modificare le istituzioni, entrare per così dire nella macchina dello Stato, sia qualcosa di impossibile. Sembra, insomma, questa è un po' una provocazione che sintetizzo in breve, però sicuramente il problema di incidere sulle regole, sulle strutture democratiche è uscito dal campo della teoria radicale, di molta teoria radicale. E allora qual è, a tuo avviso, Nadia, il compito della teoria politica nei prossimi anni? Cioè, quando tu dici uscito, tu dici che loro hanno posto il problema o coloro che non ne vogliono sapere? Diciamo che per la lettura che do io adesso è che molti teorici radicali, sicuramente celebrando la potenza della moltitudine, però tendono a collocarla in uno spazio separato rispetto a quello in cui si muovono le istituzioni, il potere e così via. Sì, cioè, se nella teoria politica la parte radicale, insomma, diciamo quella che viene dalla tradizione francese o comunque del post-strutturalismo, ora cambiato, nelle forme di filosofia della moltitudine, Negri e altri, c'è in queste posizioni un aspetto che è la comprensione del globale, dell'internazionale, del globalismo,
che è un fatto, e bisogna prenderne atto, che lo hanno fatto prima di altri, e dall'altra parte però c'è una depoliticizzazione, proprio perché hanno una visione globale, e quindi i movimenti, il movimentismo e il sabotaggio, diciamo così, dei sistemi di decisione, più che la costruzione di soluzioni a livello istituzionale. A me sembra che quella parte che hanno avuto una rilevanza, abbiano sempre considerato come un secondario aspetto quello istituzionale. Per noi questo è importante. Io ritengo che una democrazia, una teoria politica che si voglia interessare ai processi democratici del nostro tempo, non a tutti i processi, a me non interessa il sistema cinese, se sia o meno un regime misto, no, questo non mi riguarda, no, però studio la parte, quel che mi riguarda, quelli democratici, allora non è possibile ignorare il momento o tralasciare il momento istituzionale, semmai andrebbe meglio studiato, perché noi abbiamo sempre avuto, anche qui, diciamo così, la nostra tradizione un po' troppo positivista legata a questo, le procedure, le regole, le istituzioni, basta, no, l'istituzionalizzazione del conflitto, l'istituzionalizzazione della società, è un fatto di grandissima raffinatezza e anche importanza, che non è che sia finito dal momento in cui ci sono delle regole costituzionali, come diceva Vittorio prima, il bene generale è un interesse generale, è una costruzione, non sta alle nostre spalle, sta davanti a noi. Quindi il tema della istituzionalizzazione diventerà, è un tema importantissimo, e quindi i temi dei conflitti. Secondo me sono queste due le grandi risorse di analisi che dovremo riuscire ad approntare, insieme ad una riconsiderazione del ruolo delle oligarchie. Questo non è più possibile parlare in generale del popolo, in generale di noi, parliamo di gruppi di interesse che hanno molta capacità di fare presa. E allora non dobbiamo più scandalizzarci dell'uso di queste parole, insomma, ci sono oligarchie, sono molto attive, e occorrerebbe studiarle dove lavorano. Ci ha provato Piketty, cioè questo è quello che fa Piketty e tanti altri, lo fa Parsi, lo fanno tanti altri. Mettere insieme le energie, le risorse per poter sviluppare al meglio un'analisi critica ma molto realistica, analitica, insomma, di quello che è la democrazia del nostro tempo, insomma, senza andare alla ricerca di la chiamiamo democrazia o non la chiamiamo democrazia, è giusto chiamarlo o no? Non ha senso, perché la democrazia è proprio un processo, anche il rapporto con le oligarchie è un processo di tipo democratico. Se ci fosse solo un governo oligarchico, noi non staremmo qui a raccontarcela, a parlare. Quindi c'è un processo in corso di crisi, di sfida, ma è questo che mi sembra che siano questi i temi su cui occorrerebbe lavorare molto. Quindi conflitto, oligarchia e prima dell'istituzionalizzazione del conflitto. Grazie mille Nadia, allora speriamo Vittorio di poter ospitare fra qualche mese o fra qualche tempo Nadia per discutere con gli sviluppi di queste ricerche. Bene, se non tu Vittorio non hai niente da aggiungere. Ringraziare te e ringraziare Nadia, è sempre un piacere avere a chiacchierare, discutere, parlare con un intellettuale così importante, influente. Bisognerebbe fare delle cose insieme, fare un progetto comune. Questo sì, è vero, questo potremmo farlo, però è stato veramente un piacere. Quindi grazie a Nadia e grazie a Damiano. Va bene, grazie a mille, voi. Grazie mille. Ricordo a chi ci sta ascoltando da casa che giovedì prossimo alle ore 18 si terrà un nuovo incontro, una nuova discussione. Saranno ospiti Francesco Tuccari e Agostino Giovannioli per parlare della trasformazione della società italiana. E per adesso invece ringrazio i nostri ospiti di stasera, Nadia Orbinati e Vittorio Parsi. Speriamo presto di poterci rincontrare fisicamente a Milano, da qualche altra parte, ma speriamo soprattutto che sia possibile tornare a fare incontri in presenza. Grazie mille, allora, e buona serata a voi e buona serata a tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie.